una complicanza frequente? Se noi consideriamo tutte le forme di encefalopatia epatica, dalla forma minima, cioè quella che si definisce minima, una forma di encefalopatia epatica che non è evidenziabile dal clinico, ma che è evidenziabile solo se il paziente viene sottoposto a dei test psicometrici. La parola sembrerebbe complessa, ma tanto per fare un esempio, uno dei più usati recentemente è quello in cui si chiede al paziente di dire il nome degli animali che lui conosce. E nel tempo di 60 secondi il paziente dovrebbe essere in grado di dire almeno 15 nomi di animali, quindi gatto, cane, eccetera. Allora, se è svelabile solo con questi test, significa che il clinico non è in grado di rivelare questa forma di encefalopatia epatica. E poi invece c'è la forma manifesta, in cui il clinico, l'epatologo o lo specialista è in grado di svelarla per la presenza di una serie di segni clinici che identificano le incapacità del paziente di svolgere le sue normali attività. Allora, se noi consideriamo globalmente l'encefalopatia epatica, si arriva anche al 70-80% dei pazienti con malattia epatica. Se invece noi consideriamo la forma clinicamente manifesta, si dice che dalla diagnosi di cirrosi, entro 5 anni, almeno il 30-40% dei pazienti svilupperà un'encefalopatia epatica in forma manifesta. Quando una volta che si è sviluppata la encefalopatia epatica manifesta il primo episodio, il rischio di avere un nuovo episodio di encefalopatia epatica nei 5 anni successivi può arrivare addirittura anche al 50%.